Caro saluto a tutti. Dopo la cerimonia inaugurale del 7 di novembre scorso, secondo atto del 47° Premio Internazionale D'Arte Città di Sulmona. Per dare vita a questo secondo importante momento abbiamo vari aspetti da affrontare. Partirei subito con la proclamazione dei vincitori per quanto riguarda la cultura, forse un settore spesso trascurato o dimenticato, non so fino a che punto volutamente, caro professore Gian Antonio, che è qui vicino a me, e invito la regia ad allargare l'immagine, e la critica e la storia dell'arte. Devo dire che questa edizione sta incontrando molti consensi, seppure in una sua veste insolita e inedita, e questo è dovuto intanto al numeroso, numerosissimo lotto di partecipanti, 240 artisti provenienti da ogni parte del mondo, a rappresentare e elevare le varie istanze dell'arte, i vari movimenti, le varie rappresentazioni e forse per questa veste nuova, dettata imposta dal momento pandemico che il nostro paese, il mondo, sta vivendo. Non voglio rubare altro tempo e passo la parola al professor Raffaele Giannantonio, presidente del Circolo d'Arte e Cultura Il Quadrivio, che organizza da ben 47 anni questa manifestazione, per illustrare gli aspetti topici caratterizzanti di questo primo momento del nostro pomeriggio a Sulmona. Buonasera a tutti, ringrazio l'amico Ennio Bellucci della, delle belle parole che ha speso e così è un'edizione molto particolare, un'edizione che ci auguriamo sia eccezionale ma che ci ha insegnato molto, credo che ha insegnato molto a tutti e che porterà per in noi una cultura nuova, quella digitale che non sarà certamente legata ad un fattore episodico ma che porteremo con noi anche nelle edizioni a seguire. Eh, cominciamo con le cerimonie di premiazione, saranno due, una oggi ed una domani. Eh, quella di oggi è mh, dedicata a due premi che, come diceva sempre Ennio, sono meno eh, strutturanti forse, ma altrettanto importanti perché eh, stiamo parlando del Premio Nazionale della Cultura e del Premio Nazionale di Critica storia e Storia dell'Arte che sono nati assieme al Premio Sulmona. Per alcuni anni sono andati in sonno e poi li abbiamo eh, opportunamente svegliati. Opportunamente svegliati. E, eh, posso dire intanto che questi premi eh, vengono organizzati e, assieme al Rotary Club di Sulmona, eh, tradizionalmente da, da diversi anni. E sarà infatti il presidente del Rotary Club di Sulmona, il dottor Sandro Foglia, ad introdurre a sua volta le motivazioni dei premiati, che sono due, le possiamo già accennare. Si tratta di Yasuko Ishikawa, una scrittrice e imprenditrice giapponese che è vincitrice del Premio Nazionale per la Cultura e di Antonio Paolucci, che è un personaggio straordinario della eh, cultura e dell'arte, della storia dell'arte, della critica d'arte italiana, già ministro tecnico eh, nel, eh, nel 1995-96, poi eh, direttore della fabbrica dell'ufficio dell delle pietre dure di Firenze, del eh, dei musei vaticani, insomma un personaggio di una importanza eccezionale a cui abbiamo voluto dedicare il premio quest'anno. Cosa molto importante è anche il fatto che il premio di critica e storia dell'arte è stato deciso all'unanimità di essere dedicato, intitolato, a Filippo Daverio, che ci ha recentemente lasciato e che è legato a sua volta al premio Sul Mona, sia per essere stato premiato anni fa, sia per essere stato un gradito ospite della nostra manifestazione più volte. Questo non basterebbe in quanto per rafforzare le nostre motivazioni ci siamo affidati a due illustri ospiti che sono Dante Marianacci, presidente della Casa della Poesia in Abruzzo, Gabriele D'Annunzio, ma un personaggio di assoluto rilievo nella cultura abruzzese per tanti motivi e non solo nazionale e direi anche internazionale, certamente. E poi che introdurrà a sua volta illustrerà la figura di Yasuko Ishikawa e eh, Francesco Leone, che è il professore all'Università eh, d'Annunzio di Storia dell'Arte Contemporanea, che a sua volta introdurrà la figura di Antonio Paolucci. Rivolgo un cordiale saluto e le congratulazioni del Rotary Club di Sulmona al professor Raffaele Gianantonio, presidente del Circolo d'Arte e Cultura del Quadrivio, per aver brillantemente condotto in porto il 47° Premio Sulmona, malgrado le difficoltà incontrate per la pandemia da Covid-19, difficoltà che non hanno scoraggiato gli organizzatori, ma li hanno solo indotti a gestire questo evento in maniera inusuale rispetto agli anni passati. Ed in questo anno di difficoltà impreviste il mio club si è sentito in dovere di offrire, oltre al consueto impegno, un maggior sostegno per il buon esito dell'evento. A tal riguardo mi fa piacere sottolineare che Rotary Sulmona da anni sponsorizza, oltre questo, numerosi eventi culturali della sua zona, il Premio Caniglia, il Certamen Novidianum, la Giostra Cavalleresca ed altri ancora. Ringrazio altresì tutti i concorrenti, tanto numerosi da superare il record della presenza, a dimostrazione della notorietà e della valenza internazionale della manifestazione. Per tutti questi motivi mi sento onorato di intervenire in questo 47 premio sul Mona per premare i due vincitori, Yasuko Ishikawa e Antonio Paucci. Queste le motivazioni dei premi. Il premio nazionale del 2020 per la cultura va a Yasuko Ishikawa con la seguente motivazione. La scrittrice e imprenditrice giapponese Yasuko Ishikawa viene premiata per aver contribuito a far conoscere in Giappone l'Italia e soprattutto l'Abruzzo, regione che ha visitato a più riprese in lungo e in largo. E che conosce nell'espressione più profonda della sua tradizione culturale, artistica, architettonica, paesaggistica popolare, comprese le notevoli potenzialità turistiche che sa offrire. Ha promosso con intelligenza e ed dedizione in Giappone la nostra regione, anche presso il vasto pubblico. Non solo attraverso lo splendido libro Abruzzo Misterioso. Pubblicato e distribuito nel suo e in altri paesi sia in lingua giapponese che in lingua inglese, ma anche creando un'associazione, Abruzzo in Giappone, della quale è presidente, che presenta ogni anno un ricco e variegato programma di eventi, tutti mirati a far meglio conoscere ai giapponesi le straordinarie bellezze della nostra regione, anche con il preminente scopo di invogliare, quando tornerà a essere possibile. I giapponesi a visitare i luoghi più belli della nostra regione e a gustare i, i nostri prodotti enogastronomici. Il premio nazionale 2020 per la critica e storia dell'arte va ad Antonio Paolucci con la seguente motivazione. Tra i maggiori storici italiani dell'arte del Novecento, il professor Antonio Paolucci è forse lo studioso che più e meglio di ogni altro ha saputo interpretare le alte idealità contenute nell'articolo 9 della Costituzione italiana in maniera di beni culturali in cui si parla di sviluppo della cultura e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Uomo delle istituzioni, soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, ministro per i beni culturali e ambientali nel 1995, in seguito, direttore dei musei vaticani, Antonio Paolucci è anche un arrivabile divulgatore scientifico. Con la sua profonda cultura, con incredibili doti di narratore senza mai rinunciare agli alti livelli della scienza e della storia dell'arte, il professor Paolucci ha saputo raccontare agli italiani, promuovendole, l'arte e la sua storia con chiarezza e sintesi estreme. Nella sua figura, dunque, si trovano incarnati i principi della Costituzione che ci muovono alla conservazione, alla tutela, ma anche, con pari forza, alla promozione del patrimonio italiano. Il premio Sulmona Mona, assegnato quest'anno alla giapponese Yasuko Ishikawa, giunge al termine o durante una serie di manifestazioni che vedono come protagonista il Giappone. Eh, manifestazioni organizzate con il coinvolgimento del premio sul Monaco dalla Fondazione Aria, di cui è presidente Ottorino La Rocca e eh, di cui mi onoro di essere vicepresidente, con il coordinamento scientifico di Giovanna Dello Iacono. Alcune manifestazioni sono tenute ad Atri, a Pescara e a Chieti, altre se ne terranno prossimamente. Lo scopo. Il pretesto forse di tutto questo è il centenario del volo Roma-Tokyo ideato nel 1919 da Gabriele D'Annunzio e dal traduttore, docente e poeta giapponese Shimoi, eh, realizzato poi eh, l'anno dopo nel, 2000, nel 1920 eh, da eh, dai piloti Ferrarini e Masiera con un successo strepitoso di partecipazione popolare anche sulla stampa giapponese. Eh, faremo, rifaremo sicuramente il volo. Purtroppo è stato cancellato per quest'anno l'anno prossimo con uh, l'associazione Fly Story presieduta da Eugenio Sirolli. Eh, L'Abruzzo è molto vicino al Giappone, non solo in questo periodo, ma anche storicamente. Due, infatti, sono i personaggi che mi piace citare qui e che hanno avuto un peso importante nei rapporti culturali e non solo culturali italo-giapponesi nel passato. Mi riferisco al Chietino Alessandro Valignani, gesuita. Che, eh, oltre a un, un importante processo di evangelizzazione in Giappone, eh, lavorò per intensificare i rapporti anche nel settore culturale. Vorrei poi ricordare l'ambasciatore Raffaello Ulisse Barborani, che eh, nella fine dell'Ottocento, tra il 1877 e 1881, Ambasciatore a Tokyo, e eh, mh, diede molto risalto ai rapporti sia diplomatici che culturali tra i giapponesi, e l'Italia eh, fu considerata come il, il paese più, più simpatico tra quelli occidentali. Eh, Yasuko Ishikawa, perché il premio Yasuko Ishikawa? Yasuko Ishikawa è una personalità. Che ha interessi sia nel settore scientifico che in quello umanistico, è infatti un immunologa e eh, ha contribuito agli studi di immunologia con vari scritti, ma è anche molto interessata alla letteratura, alla musica, al turismo, alla gastronomia. Eh, mentre viveva in Germania, eh, si avvicinò all'Italia traducendo. Eh, dal tedesco Il viaggio in Italia di Goethe e questo l'avvicinò anche all'Italia all e poi all'Abruzzo soprattutto dopo il terremoto eh, dell'Aquila, eh, è autrice di un bellissimo libro sull'Abruzzo, l'Abruzzo misterioso, eh, che è uscito sia in giapponese che in inglese e l'auspicio nostro è che possa essere pubblicato anche in italiano dal 2013 eh, ha fondato nel 2013 un'associazione Giappone Abruzzo che eh, promuove la nostra regione a 360 gradi e quindi questo meritatissimo riconoscimento va a lei anche per i suoi intensi rapporti con la nostra regione. L'augurio, le felicitazioni più vive alla Ishikawa. E ci auguriamo che possa presto eh, venire, come tante volte ha fatto, di nuovo nella nostra regione e a che conosce, Sulmona, città che conosce benissimo. Sono molto onorata di ricevere questo premio. La svolta che mi ha fatto interessare l'Abruzzo è arrivata nel, nel 2009. Il grande terremoto all'Aquila è stato trasmesso da TV giapponese. Quel giorno vidi la facciana, facciata della chiesa di Santa Maria Maggiore e rimasi colpita dalla sola perazza. Poi quando ho visitato per la prima volta a produzione nel 2011 sono rimasta davvero sorpresa dalla natura selvaggia e dalla molto affascinante città medievali come Santo Stefano Sessagno, Scanno, Sulmona, Gran Sasso. Arborazzo ha inoltre un rapporto importante con il giapponese, in particolare la città di Chieti, città natale di una figura molto importante della storia giapponese del XVI secolo. Sto parlando del missionario. Alessandro Marignano. Sto scrivendo un libro su di lui. Quindi volevo assolutamente presentare l'abruzzo ai giapponesi. Così ho scritto questo libro nel 2013. Nel 2015 il mio libro è stato tradotto in inglese. Spero che un giorno. Mm, Vengo tradotto in italiano. Grazie ancora per il uh, vostro prezioso premio. Non vedo l'ora di incontrare gli abruzzesi l'anno prossimo. Non è facile raccontare chi sia Antonio Paolucci, eh, cosa abbia rappresentato, cosa rappresenta per la cultura italiana, per la storia dell'arte italiana. Eh, io voglio raccontare eh, di quando ho avuto modo di conoscerlo meglio. Eh, ci conoscevamo già, avevamo avuto contatti, ma se non ricordo male, correva l'anno 2007, Antonio era stato da poco nominato direttore dei Musei Vaticani. Io, giovane, un po' timido, da poco docente all'università, invece, ogni domenica collaboravo con un programma televisivo su Rai 1 che raccontava attraverso di me i luoghi eminenti del patrimonio artistico italiano. Allora mi venne in mente, ne parlai con la produzione, di realizzare un grande speciale sui musei vaticani, naturalmente. Entrai in contatto con Antonio, gli chiesi la sua disponibilità e lui naturalmente ne fu entusiasta. Ricordo era un'estate calda e il programma fu registrato in un magico pomeriggio che poi dopo si trasformò in sera, in cui negli anditi tra le sculture bianche del Museo Pio Clementino entrava la luce d'oro tipica del tramonto di Roma. E quando Antonio, in cappella Sistina, si mise a raccontare della volta di Michelangelo, Commissionata da Giulio II della Rovere, e poi in tutt'altra temperia di spiriti e di considerazioni religiose invece eh, si mise a parlare del, del giudizio voluto da Papa Paolo III Farnese. Eh, io capii davvero la grandezza di Antonio. Eh, perché Antonio non ti spiega la storia dell'arte, te la racconta, è sempre una narrazione. Ha ah, la capacità incredibile, davvero unica, di in qualche modo prenderti per mano e portarti dentro ciò che si sta vedendo. Eh, non ne fa mai una questione astratta o di stile, eh, con un linguaggio paludato, riesce con la semplicità, con la sintesi che è tipica soltanto dei grandi, dei grandi intellettuali e, di, e degli uomini di grande cultura, come di fatto Antonio è, eh, questa capacità di condurci per mano. La stessa sensazione la ebbi... Davanti al, agli affreschi del Camposanto di Pisa, eh, Antonio aveva presieduto una commissione scientifica che per dieci anni portò avanti i restauri di questo straordinario palinsesto della pittura medievale e rinascimentale italiana, in cui si potevano ammirare eh, il trionfo della morte di buon amico Buffalmacco, eh, Taddeo Gaddi e poi il rinascimento cortese di Benozzo Gozzoli. Anche lì, quando si inaugurò la riapertura eh, al pubblico de degli affreschi, eh, fu un'esperienza per me straordinaria. Eh, davanti al trionfo della morte, davanti ai tre giovani baldanzosi, accompagnati dalle loro fidanzate, eh, che incontrano i tre feretri che ci raccontano i tre stadi della morte, Antonio anche lì non usò eh, un linguaggio ricercato. No? raccontò la sensazione eh, di questi tre giovani e parlando del, dei cavalli che scartavano, dei cani che abbaiavano, delle donne che portavano la mano al naso per coprire il puzzo dei cadaveri, ti sembrava quasi di essere in un romanzo, in un racconto. Ecco, di Antonio dovrei dire molte cose, dovrei dire che è stato naturalmente un grande studioso, che si laureò con uno dei padri più importanti della critica d'arte in Italia, Roberto Longhi, che è stato un uomo delle istituzioni, un uomo dello Stato, ha lavorato eh, per tantissimi anni, quasi mezzo secolo, nelle sovrintendenze delle più importanti città italiane, è stato sovrintendente a Venezia, a Verona, a Roma, è stato sovrintendente del Polo Speciale eh, Fiorentino, direttore degli uffizi e poi glorioso direttore dei Musei Vaticani, ministro dei beni culturali, ma non è questo che oggi voglio sottolineare. È davvero la capacità di Antonio di aver reso la disciplina della storia dell'arte, una disciplina eh, talvolta un po' arcana, oscura al grande pubblico, eh, una disciplina di nicchia che spesso è riservata soltanto ai privilegiati. Ecco, Antonio invece ha saputo, con le sue grandi capacità di narratore, raccontare la storia dell'arte all'Italia, eh, trasformando questa disciplina per pochi in un patrimonio, eh, in un patrimonio di tutti. È per questo che appunto oggi non voglio ringraziare il professor Antonio Paolucci, l'uomo dello Stato Antonio Paolucci, ma voglio ringraziare l'amico carissimo Antonio. Perché se oggi il mio lavoro, la Disciplina della Storia dell'arte, è un patrimonio conosciuto e condiviso dagli italiani, lo dobbiamo davvero ad una grande mente quale lui è. Grazie Antonio, quando il mio amico il professor Francesco Leone. Mi ha telefonato per dirmi che ero stato insignito del premio per la, per la critica e la storia dell'arte in occasione della 47esima edizione del premio Sulmona. È evidente che la notizia mi ha fatto felice, felice e orgoglioso. Che mi venga da un premio di questo genere che offre un particolare riconoscimento alla mia attività professionale di tanti anni, è una cosa che naturalmente scalda il cuore e, e, e ti ricompensa dei sacrifici che uno ha fatto per guadagnare certi traguardi nella vita e nella carriera. Tra l'altro, io ricordo bene Sulmona, quando, sono anni ormai lontani, una vita fa, era il 1995, io ero Ministro dei beni culturali, Ministro tecnico nel governo di Lamberto Dini, e venni a Sulmona per inaugurare, all'interno del complesso monumentale della Santissima Annunziata, il nuovo museo archeologico della città di Sulmona. Ricordo che curatore dell'intervento, direttore dei lavori e allestitore del museo era l'architetto, professore architetto Raffaele Gianantonio l'attuale Presidente del Circolo Culturale Quadrivio di Sulmona. E credo di dovere a lui anche, oltre che agli altri, a Francesco, l'amico Francesco Leone e agli altri membri della giuria, questo riconoscimento che mi onora e che mi ha fatto felice. Conserverò con cura e con orgoglio, ripeto, questo, questa targa che dichiara la mia, il, la mia vittoria in questo premio e mi auguro, mi auguro di continuare a meritarlo con il mio impegno professionale, con il mio lavoro. Un'altra novità che poi per noi è diventata una costante è la presenza della, di una nota musicale, di contributi musicali e per noi oggi... Eh, ci saranno eh, con eh, la, la loro arte eh, il, eh, le ragazze del quartetto Piano Piano di Sulmona che eh, suoneranno due brani. <music> Andiamo avvia alla seconda parte di questo nostro incontro. Per farlo abbiamo come nostro gradito ospite il professore onorevole Vittorio Sgarbi. In questa veste professorale, io personalmente preferisco a più titolo e diritto di parlare di quello che andremo a dire tra poco. no, 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 no. no. I tuoi trascorsi con Sulmona nascono attraverso il premio nel 2001 quando da sottosegretario ai beni per le attività culturali fosti premiato per la sezione critica d'arte. In quella circostanza, ahimè, anch'io ebbi il premio come miglior servizio televisivo e la tua presenza fece acquisire maggior valore a questo premio che l'indimenticabile Gaetano Pallossi volle attribuirmi. Siamo qui e io devo cedere la parola al professor Raffaele Gianantonio che ha ereditato con tanta roba dal povero Gaetano, ma grande Gaetano. A te Raffaele. Allora innanzitutto salutiamo l'Onorevole Sgarbi e mm, vorremmo iniziare dall'evento, uno dei due eventi che, che ha caratterizzato questa 47esima edizione. Uno è il Covid, è inutile a dirlo, e l'altro è eh, per noi ancora più doloroso la perdita di Gaetano Pallozzi. Quindi vorremmo un ricordo di Gaetano Pallozzi da parte de, di Vittorio Sgarbi. Il mio rapporto con uh, la città di Sulmona è il rapporto di una persona che ha studiato e visto i luoghi d'Abruzzo e ha trovato nei monumenti di Sulmona, nelle chiese dell'Annunziata, delle testimonianze gotiche rinascimentali, una città forte e ben conservata, che ho visitato in diversi momenti e in diversi luoghi, anche in alcune case private e di, di grande bellezza che mi tornano alla mente. E vorrei dire che la memoria della mia prima visita è ben più remota dei vent'anni a cui ha fatto riferimento il mio vecchio amico che mi pare di conoscere da almeno 40 anni, ma invece certo, sono, sono 20, perché eh, Sulmona è la città in cui il nome di Ovidio e quindi il nome del più alto poeta d'amore del mondo antico e che è in fondo un poeta contemporaneo per molti versi, ha reso un luogo inevitabile. Quindi ci arrivi, non puoi non andare a Sulbona. Per cui c'era già il premio e nella mia mente, è vero che ogni tanto anche io mi ripeto i vent'anni, ma eh, mi ero convinto di essere qui a questo premio da più di vent'anni e invece a un certo punto deve intervenire un invito all'allora rappresentante del governo che ero io e tra l'altro essendo i beni culturali, quindi nell'insieme della carica istituzionale e della mia storia personale, quindi una di quelle nomine che sono fatte come un grande medico alla, alla sanità, cose che oggi non, non sembrano, visti i nostri ministri degli esteri e della scuola e tutto quello che vediamo sono tempi che ormai sembrano da lontani, quasi la prima Repubblica, cioè che un competente fosse ai beni culturali. Quindi arrivo, vengo onorato, come è giusto fare, e si fa in Abruzzo con i politici, tra l'altro avete avuto una delle personalità più importanti della prima Repubblica, che era Remo Gaspari, che era non solo mio amico e mio collega in Parlamento, dove io entrai da bambino, ma era stato compagno di, eh, diciamo, di milizia eh, durante il fascismo, di mio zio Bruno Cavallini, che mi parlava sempre di questo Gaspari, forse perché lo vedeva diventato un ministro così importante, ma si ricordava gli aneddoti della loro comune vicenda militare. Per cui in questa mia posizione io fui accolto da una persona gentile e che all'epoca probabilmente aveva la vietà di oggi, quindi diciamo giovanile, ma a me sembrava già avanti degli anni come la percezione delle cose cambia, cioè io venti di meno e lui eh, ne avrà avuti forse ora forse qualcuno di più di quelli che ho oggi, e fu subito affettuosissimo. E mi vide probabilmente come una persona che aveva capito e aveva difeso ormai da molti anni l'arte figurativa, di cui era un importante rappresentante, quindi come un critico ideale per lui, senza però mai chiedermi, cosa che è avvenuta in tempi più recenti, ma non per sua espressa richiesta di scrivere di lui, quindi non ha mai avuto l'atteggiamento di chi in qualche modo utilizza una amicizia nuova o una persona che è venuta per una ragione istituzionale ma che essendo un critico poteva parlare di lui perché io parlassi di lui. E invece parlava come di una creatura, come di una figlia, o come di un figlio, di questo premio che io da quel momento ho frequentato non solo sul piano. Diciamo della rappresentanza governativa, il mio mandato ha durato poco, ma diventando poi membro della giuria, presidente della giuria, trovandomi con vecchi amici come Giorgio Di Genova e con Fabrizio Carli, e soprattutto Duccio Trombadori a cui mi legavano tante cose e il ricordo del padre che era nato nel 1917, quindi oggi hanno più di 100 anni, tutte persone che ci passano davanti come una storia che li ha visti come siamo noi oggi e che invece sono diventati monumenti della memoria e alcuni così lontani nel tempo da essere dimenticati. E quindi è cominciata questa consuetudine che a un certo punto è diventata perfino fastidiosa, nel senso che il premio era eh, costituito dalle segnalazioni dei critici, i quali molto spesso, e questo vale per tutte le edizioni, indulgono a delle forme di eh, protezionismo. E quindi il problema esisteva, cioè io cercavo di eh, indicare a Pallozzi che volevamo alzare la qualità dei... Eh, però tutto questo eh, non toglieva il fatto importante che mentre decadeva la quadriennale, la quale sopravvive, si è vista una cosa che chiamano quadriennale, ma non si capisce bene come sia realizzata. La biennale diventava sempre più un luogo di una mafia di poteri eh, mercantili e critici, i giovani non sanno dove farsi vedere, quindi che un luogo istituzionale, quindi un premio importante che è arrivato quasi ai 50 anni, per almeno 25 da quando io sono arrivato, abbia continuato a essere un refugio, un peccatorum, quindi il luogo per quei profughi di artisti che hanno bisogno di far sapere che esistono e certamente di per sé, al di là della qualità specifica, un motivo di eh, ammirazione e tenuto in piedi, mi ricordo forse fin da qualche anno dopo la mia, eh, diciamo, la mia adesione, e la, la chiamata da parte di Pallozzi, eh, anche in anni in cui lui lamentava continuamente di non avere il denaro, di essere dimenticato dalle istituzioni, eppure andava avanti con grande tenacia. L'ultima edizione. L'ho visto, ancora fermamente convinto e anche credo, grazie all'attuale Presidente, eh, convinto che la vita del premio sarebbe eh, stata garantita: che è poi quello che oggi ci tocca, cioè a questo punto, arrivati a 47 anni, mh, è bene che il premio continui. È chiaro che occorrerà immaginare sia un sostegno pubblico, sia di renderlo sempre più degno di un pittore di. Eh, sicura qualità e di grande umiltà, come è stato Gaetano Pallozzi, perché di tutti quelli che hanno esposto al premio Sulmona e anche di alcuni che hanno vinto, magari talvolta per la moral suasion che io ho fatto perché vincesse l'uno piuttosto che l'altro, sulla base di una certa mia idea di qualità, il migliore è stato sicuramente lui. Lui è un pittore vero, un pittore importante, ma come accade raramente, capace di dimenticarsi di se stesso in nome dell'idea della pittura. Quindi un artista generalmente è sempre in conflitto con gli altri e probabilmente anche qui lui avrà avuto qualche conflitto con i suoi colleghi pittori di Sulmona, ma in nome della pittura era pronto a dimenticare la sua stessa impresa artistica e umana. Quindi una dedizione, una passione, una passione perché l'arte viva, l'arte non è morta ma l'arte viva e questo credo che sia stato il il principio fondamentale della sua vita e della sua attività, per cui onorarlo è cosa, come diresti tu, caro bonsignore, buona e giusta, perché ha fatto veramente quello che doveva fare e lo ha fatto eh, oltre i, tutti i limiti che potevano essergli imposti da una certa distrazione del, delle pubbliche amministrazioni. Un ricordo toccante, dettato dal cuore. Cosa che fai raramente e questo ti fa onore. <ride> ecco, eh, avevi parlato che ci conosciamo da 40 anni, non hai sbagliato, perché ah, noi ecco, abbiamo eh. frequentato diversi siti archeologici monumentali d'Abruzzo e in uno dei, di questi mi lasciasti una dedica, la vigilia di un Natale, a Rosciolo dei Marsi, a Santa Maria in Valle Porclaneta, eh, eh, che, non, che, non posso, eh, che non posso qui raccontare, va bene, ma chiusa la parentesi. Tanto per rimanere, e eh, ho fatto questa piccola digressione: perché, perché Filippo Daverio io lo incrociai in Piemonte andando a visitare monumenti della Cinta Torinese, e questo premio, da quest'anno, lo dirà meglio il presidente, è stato intitolato in modo definitivo, perenne, proprio alla sua memoria. E secondo me è stata ecco, una cosa giusta e santa. A Te Raffaele su consiglio dell'onorevole Garni, anzi voleva che attribuissimo quest'anno il premio della critica d'arte direttamente a Filippo Daverio, alla memoria, ma noi lo abbiamo già premiato in passato da vivo, ma Filippo Daverio è molto presente, è stato molto presente qui a Sulmona, è stato ospite gratitissimo varie volte. Quindi abbiamo deciso all'unanimità di eh, dedicare stabilmente il premio intitolare, il premio di critica e storia dell'arte a Filippo Daverio e quindi, sapendo anche l'ottimo rapporto che c'è tra l'onorevole Sgarbi e Filippo Daverio, vorremmo allo stesso modo un ricordo, un pensiero su Filippo Daverio da parte di Vittorio Sgarbi. Beh, e diversamente e da, da Pallozzi, Filippo da sì. Daverio era un uomo di successo cercato, conquistato, goduto, come aveva probabilmente in città, a Sulmona anche Pallozzi, ma rimanendo in una dimensione ristretta. Che era in fondo una scelta e anche un destino, per cui un uomo pubblico poteva essere anche lui, un parlamentare, per quanto rappresentava un mondo, che è quello degli artisti lasciati fuori dalla ganga dei mafiosi dell'arte che dominano o hanno dominato, poi lentamente muoiono e quindi eh, cambiano, poi si avvicendano. Ma lui era un uomo allegro, era un uomo divertente, poteva anche fare il comico, l'attore. Il caratterista era tra i pochi perché credo che nelle percentuali delle persone che oggi non portano la cravatta perché salvo te che hai una certa età non ce è, è più è lui che è un uomo all'antica <ride> ecco eh, però per quelli che portavano la cravatta o non la portano la percentuale di quelli che portano il Papillon è talmente infinitesimale che eh, forse sono in tutta Italia mille, mille un numero molto piccolo e, tra il fatto che si preferisce non portare più cose al collo e il fatto che comunque era una, un ornamento che richiede una psicologia particolare, che è quella che io ho indicato, passo al comico anch'io, come caratteristica del senso stesso della cravatta. La cravatta, come dimostri tu, è una, una, diciamo, un elemento segnaletico per indicare la virilità perché punta dritto all'uccello. Guarda. È proprio un dato di fatto, cioè tu dai, il maschio porta la cravatta come un indicatore, no? come, una, un, 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 come si chiama, un cartello stradale. No? Un, ecco, un indicazione, un indicazione. E quindi, quelli che, che invece ce l'hanno eh, tagliata sotto sono generalmente circoncisi e devono crederci, per esempio il mio amico Alcán la porta sempre tagliata sotto ed è ebreo. Quelli che portano il cravattino sono non omosessuali, non, è, non sarebbe, sono sessualmente indifferenti. Gervaso, eh, te lo ricordi, Daverio, c'è cioè persone che pensano adesso. Pensano a sé, ecco, e sono pochi, quindi è una caratterizzazione psicologica, cioè sono pochissimi, indicano di essere estranei, ecco, forse dendi, cioè le donne, sì, ma le donne disturbano. Quindi, non omosessuali, ma quindi mentre questo è proprio l'emblema della virilità e la dichiarazione segnaletica dell'obiettivo, del punto di riferimento centrale dell'uomo, come siete voi due, come io non sono tu, il, il, la farfalla è invece così, la dimensione quindi, già questo crea una. Quindi, sono talmente pochi quelli che portano la farfalla che sono comunque originali, spiritosi, divertenti, e lui più di tutti, quindi girava con questo costume, questo abito, tu lo vedevi arrivare, tac. Farfalla. E allora è difficile immaginare che non ci sia più, era anche difficile litigarci, ci cioè sono ricegato una volta sola con lui quando lui eh, alla fine della vita, tra l'altro, ha rinnegato quello che aveva fatto con grande coraggio, cioè lui è stato il primo assessore italiano alla cultura leghista nominato da Formentini, ed è diventato poi membro del CDA della Scala, nominato da Fontana. Eppure quando gli ho chiesto di venire a Ferrara, dove io. Ho vinto le elezioni con la Lega e mi pare di aver fatto una cosa buona e giusta, ho detto io ma con questi leghisti io sono del Parti Democratico europeo. e quindi non è venuto, mi sono incazzato, ho cominciato a martellare, ma sempre in maniera privata, per cui non l'ho più visto negli ultimi 6-7 mesi della sua vita, insomma un anno della sua vita. Ma nel passato vederci era una festa, perché eravamo due critici famosi, avendo in comune gusto, sensibilità e divertimento a parte le donne. Lui ne aveva una sola, perché chi importa cosa dice è già, è già molto una, capisci? anzi una donna sola per un uomo è troppo, come io dico, e però eh, eravamo d'accordo su tutto un mondo che invece era dominato dalla mafia che dicevo prima, quindi un uomo libero. Eh, di successo e il successo era passato attraverso altra cosa in comune con me, la televisione. Abbiamo fatto le stesse cose. Io ho fatto l'assessore a, a Milano, lui l'ha fatto prima di me, io dopo di lui. Io ho fatto televisione per l'arte, quando riesco a parlarne. Oggi vi parlo solo di Covid, quindi di arte non ne posso più parlare. Ma anche nel passato sono riuscito a farlo a intermittenza. Mentre lui è riuscito a fare con metodo un programma solo d'arte, riuscitissimo, pur essendo andato in televisione dopo di me. Quindi lui è stato. Prima un grande mercante, vendendo dei dipinti bellissimi, poi un assessore formidabile da una parte che all'epoca era ritenuta quella sbagliata, ma lui, se, la cultura poi, anch'io oggi vengo dimostrando che gli spazi che il centro-destra riserva alla cultura sono delle praterie perché non sono mai preoccupati di occuparli, mentre a sinistra gli spazi sono tutti occupati ed è molto più difficile. Lo capì per primo, io posso dire che aveva ragione. Poi televisione e poi una libertà critica per cui Credo che lui non abbia avuto come me il privilegio di presiedere o dirigere una biennale. però il mondo degli. Vi ricordo la volta che mi ha fatto una mostra. Io ho portato la biennale: 4.000 artisti creando un rovesciamento dello schema. Per cui vanno 3, 4, 5, selezionati da un critico che dice di lui che devono essere, neanche uno per regione. Lui fece un'antibiennale con mille artisti di piccoli formati. Per cui, anche sul piano estetico, avevamo visioni molto. Molto vicino, ma è stato simpatico, divertente. <coughs> ha reso l'arte nella comunicazione televisiva popolare più di quanto non sia mai stata e quindi è una figura del tutto anomala: sia dallo studioso, eh, diciamo, alla settis, con l'atteggiamento di chi è eh, sopra un piedestallo e eh, rappresenta dei valori come, come, una, come una statua, sia da quelli che hanno fatto tutto il loro traffico di protezioni politiche mercantili degli artisti, per cui è stata una figura anomala e eravamo in due, potevamo allearci quando siamo stati nelle condizioni di farlo, a parte quell'ultimo screzio come che vi ho sintetizzato, ma messi insieme eravamo in qualche modo una potenza che cercava di contrapporsi a questa prevaricazione di cui anche il premio Sulbona... È un, un esponente antagonista perché la figurazione, per esempio, che qui domina, è stata respinta per molti anni nella uh, ricerca della critica che ha creato quell'idea di avanguardia fatta di sperimentazioni. Per cui qualunque capriccio diventa un'opera d'arte. E su questo lui è stato con me una barriera, una diga per uh, impedire che quest'idea d'arte diventasse l'unica possibile, una specie di visione obbligatoria della ricerca dell'avanguardia. Quindi uomo di gusto, sensibile, e il fatto che fosse amico di Sulmona, mi, mi sembra un, non l'avevo valutato fino in fondo, ma mi sembra un elemento che ci unisce ulteriormente, cioè aver trovato in questo luogo la possibilità di reagire all'onda dominante di una critica pericolosa, equivoca e prepotente che ha spesso coartato gli artisti in nome, non si capisce, non voglio citare i nomi dei nostri pseudo colleghi, ma certamente nessuno è stato più libero di noi nel giudizio che rende agli artisti il loro merito. Lui sarebbe stato contento di questo ritratto che gli hai fatto e non era facile a dare il suo consenso eh sì, sì. mi ricordo quella scena tra te e lui a Venezia lungo <ride> il corso tutta Venezia a sentire voi e le, non era il solo litigio era no, vabbè, quello, quello era il prodromo di un litigio che doveva no, avvenire l'ultimo è stato incomprensibile per <ride> me perché era come se lui volesse dire che la Lega era insortabile cosa che pensa molto la sinistra però mai fossero... di negare le proprie scelte eh, appunto sei stato il primo assessore eh, eh, di certo, vista verissimo allora, una considerazione finale del professore? Sì, innanzitutto vabbè, ringraziamo Spazio Pingue che ci ha ospitato, Fabio Spinosa è qui con noi, quindi grazie da, da tutta la nostra organizzazione. Poi vorremmo una, un saluto finale al Premio Sulmona che ha bisogno, come tutte le manifestazioni culturali in questo momento, di, di sostegno anche di carattere morale. No? E poi, eh, come lei sa, abbiamo dovuto... Inventarci continuamente, come si dice per la città di Berlino, siamo stati condannati a divenire, cioè quest'anno tre volte abbiamo dovuto cambiare format, come si dice, insomma perché i vari DPCM ci hanno chiuso prima il teatro, poi il museo e via dicendo. Quindi eh, un apprezzamento nel caso, se lei è d'accordo su questo fatto di, poter, di essere riusciti a resistere, eh, nonostante quello che è successo, e, e, e un apprezzamento eventuale no, sulle mostre virtuali, cioè cosa ne pensa? Delle, in questo momento storico, delle, delle mostre virtuali? Di che uh, che ne si ne può penso riuscire. tutto il male possibile, perché le mostre sono come gli incontri amorosi, cioè incontrare una donna è diverso che telefonarle, quindi le opere vanno viste, vanno visti i luoghi, i monumenti, i musei. Tra l'altro oggi leggevo un, uno studioso della Costituzione che conveniva con me della irragionevolezza delle chiusure non solo per la legge del 2015 che dichiara i musei servizi essenziali, ma perché considera i musei ospedali dell'anima. E quindi l'idea che tu ti possa curare in un mondo in cui tutto ti è impedito, in cui non puoi fare niente, in cui questa visione sanitaria ti impedisce la dimensione spirituale e quindi di avere qualcosa che ti può portare più avanti, più in là, che ti può far sentire vivo, una eh, nazione senza cultura. È una, una nazione morta e quindi noi in questo momento siamo in uno stato di morte fisica e qualunque cosa, a parte la televisione esiste perché noi parliamo, quindi è chiaro che puoi comunicare la televisione, ma le opere d'arte vanno viste. In compenso vedo che avete fatto un bellissimo catalogo dal punto di vista dell'impegno, anche molto preciso. e La qualità degli artisti la vedo sempre un po', come dire, eh, discontinua, cioè ci sono alcuni artisti. Eh, sicuramente apprezzabili, alcuni un po' così di queste. Eh, non... eh, Ma questo proprio perché c'è in molti artisti una specie di ansia di non possono non farlo e non possiamo impedirgli, noi sono il primo ad aver elaborato una riforma costituzionale ideale che avrebbe ottenuto sicuramente il voto di tutti, che è quella che aggiunge una puntualizzazione sul tema della bellezza insieme al lavoro, dall'articolo 1 e insieme un diritto alla creatività, cioè il diritto alla salute, lo sappiamo, il diritto allo studio, il diritto alla libertà personale, il diritto alla creatività. Oggi la creatività, è, è devi, le donne soprattutto, devono potersi esprimere come gli è stato impedito negli anni in cui le loro funzioni, le loro ritenute, sono tanto interne alla casa. E allora eh, tutti questi, ognuno di questi, ha buon diritto. Poi molti sono invece dei, come dire, orecchianti, quindi fanno cose già fatte e come fai a dirgli di no? Ora, questo dovrebbe essere il compito di una commissione. Qui invece avviene una perversione che le commissioni, cioè noi, se ne andiamo, cioè invece di... Selezionare, la selezione segnala e quando segnala finisce che 10 io, 10 tu, 10 ognuno si porta la sua squadra. Su questo ovviamente non so quale possa essere il correttivo, ma si gioca il fatto che, eh, ecco, si può Quindi Dico io, però eh, non di meno, vedo che c'è un grande impegno. E ecco, per esempio, questa Ciuffo è una ragazza che ha una pittura originale. E in molti casi invece tu vedi cose dire, già viste, Se le vedi, vedi, che gli puoi dire uno, non fare anche nel passato, anche nel 500, nel 600: i pittori sono cose già viste, per cui forse è inevitabile. Però questo è un piccolo problema. Allora avevo posto una questione in un'intervista sull'artista Piccini, eh, come dire l'antagonista sul monese di eh, Pallozzi, che era quella di ehm, indirizzare il premio nell'ordine del realismo. Il museo è quindi il premio, cioè dire, eh, non, non, non selezioniamo gli astratti. certo uno dice ci vuole una quota di astratti, ma l'astratto, se c'è qualcosa che è facilmente ripetitivo e spesso già visto, è proprio l'arte astratta, perché uno che fa una macchia sul muro. So, adesso non vorrei citare gli amici comuni, ma eh, voglio dire, è chiaro, è chiaro che per fare il pittore astratto ne prendi 10 e 9 sono uguali. Ecco perché dico: l'idea del realismo è, è omaggio a Pallozzi. Riscontro del Piccini che anche lui era. E l'idea è che qui in una terra come l'Abruzzo si può dire chi sono i pittori della realtà, un museo di pittori. E questo forse però si potrebbe lo stesso trovare persone di modesto conio. Però ecco, tolto questo problema vedo che l'impegno è molto, le presenze sono tante e, e quindi com'è nella diciamo vicenda del seduttore, perché l'arte è seduzione, io ho un amico che del mondo femminile che ho frequentato ne avrebbe derivato forse non dico un decimo ma un centesimo, cioè una ogni cento scelte da me e quindi l'idea è quella della qualità, la mia teoria è questa, nella quantità c'è la qualità, per cui se tu ne hai tre ben selezionate di donne belle certamente saranno tre, ma se ne hai 3.000 ce ne saranno almeno 30. Quindi nella quantità c'è la qualità. Quindi questo è lo schema di Sulbona. C'è quantità, è importante, quindi troverò sicuramente una trentina di artisti capaci. Mentre invece farla più selettiva, non so, per meno artisti, per 20 o 30 artisti più alti, ti porta ad altre conseguenze. In ogni caso eh, mi pare che qui vi siete molto impegnati e occorrerà immaginare che quelli che sono pittori della domenica abbiano come dire, un contesto separato, inventarsi qualcosa per evitare che qualunque diciamo, persona che ritiene di avere titolo, e in questo la, la selezione, dei, tra l'altro prima dicevo che era divertente nel, nel temperamento e nel carattere d'averio, invece i miei colleghi della Commissione sono non molto divertenti, cioè, eh, Savastano, Trombadori, serissimo. Carlo Fabrizio Carli sembra un cardinale, Giorgio di Genova, quindi qui non c'è un, un clima di grande allegria. <ride> <ride> e quindi occorrerà. Però eh, complimenti per quello che vedo, per l'impegno sicuro e auguriamoci che possano venire fuori da Sulmone gli artisti che poi abbiano successo, fortuna e siano soprattutto. Eh, scoperte che noi possiamo scoprire artisti nuovi. Io le volte che ho fatto delle segnalazioni e ho cercato di portare alla vittoria alcuni artisti che avevo portato li vorrei rivedere ma mi sono sempre preoccupato che avessero una qualità che costituisce poi alla fine ciò che resta nel museo perché un museo con delle opere di artisti anche non famosi ma di qualità indica una sua stigmata importante. Il rischio è di riempire un museo di croste, e su questo eh, il rischio c'è eh, sempre. Eh, la tua, come sempre, è stata una presenza opportuna, ti toccante, ringrazio. nella prima parte, lucida e rispondente per quanto riguarda il povero Filippo. Ecco. Vorrei chiudere ricordando un episodio: andavamo non so bene a visitare quale monumento. A un certo punto ti chiamò Il Corriere della Sera. Ti eri dimenticato di fare un articolo. Capita... Ti capita spesso: penso, troppi impegni, non, non perché sì. non, tu non ricordi le cose. <ride> che cosa accadde? Disse: dammi cinque minuti, e lui abbraccio. Cominciò a dettare, punte e virgole, cioè io non ci credevo, il giorno dopo andai in edicola a comprare il Corriere, c'era una pagina intera e io sapevo la nascita, la genesi grazie, di quella grazie, pagina. Grazie, Complimenti ancora, grazie, non l'ho mai detto a profitto pubblico, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo. Grazie per essere stato con noi, a nome del Presidente. Circolo d'arte e cultura, il Quadrivio. No, e... Quadrivio era fondato da lui, no? O sì, era... sì, tra i fondatori. Tra i fondatori, erano in anni lontani più di uno. Prima di chiudere voglio ricordare l'appuntamento di domani, sempre alle 17, quando trasmetteremo la cerimonia conclusiva. Concludiamo questo nostro incontro con uh, il secondo intermezzo musicale eseguito dal quartetto Piano Piano, un brano di Italo Di Cioccio, Walzer per un angelo, mi dispiace doverlo dire, ma l'angelo non sei tu. Grazie a tutti <ride> Grazie. e buon pomeriggio. Grazie.